Sono ore di angoscia, di ricerche per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, di cui non si hanno tracce ormai da sabato sera. Ex fidanzati, una relazione chiusa da lei nell'agosto scorso, ma amici, rimasti in buoni rapporti. 22 anni, iscritto al corso di laurea in ingegneria all'Università di Padova. Lei, dopodomani, dovrebbe discutere la tesi. La mail di riepilogo alla relatrice l'avrebbe dovuta inviare ieri in mattinata, ma nulla. È sabato sera, lui sale in auto e va a prendere Giulia a Vigonovo, vanno a mangiare qualcosa a un centro commerciale di Marghera. Alle 22.43 Giulia scrive alla sorella un messaggio che non desta alcun sospetto, poi il silenzio. Alle 23.15 però un abitante di una casa che affaccia su questo parcheggio sente un ragazzo e una ragazza discutere, lui la fa rientrare in auto, lei urla, il vicino chiama il 112, la macchina sfreccia via. Da lì viene vista da alcune videocamere di sorveglianza. Una la vede proprio domenica, vicino a Pordenone. I telefoni dei due, da sabato sera, sono staccati. In zona, poi vengono trovate sull'asfalto delle presunte tracce ematiche. Si attiva la macchina delle ricerche in tutto il nord Italia. E volevo fare un appello perché chiunque giri nella zona del Triveneto, diciamo, o comunque un appello generale, dia un'occhiata in giro per vedere se magari hanno avvistamenti di una Fiat grande punto nera targata FA015YE. Vi aspettiamo.